22 dicembre del 1858, qui nella città di Lucca, nasceva uno dei più grandi geni italiani per la composizione, per l'opera, che ha lasciato un segno indelebile nella cultura nostra italiana e nel mondo. E sto parlando di Giacomo Puccini. E proprio qui, dietro alle mie spalle, in questa casa ad angolo, ebbe i natali, ma la città di Lucca si può considerare la sua grande culla, che non ha mai dimenticato, nonostante abbia viaggiato in tutto il mondo. Oggi compieremo un viaggio, un breve viaggio per i 100 anni di Puccini, e racconteremo le sue case, le sue opere e anche quel suo stato d'animo che ha trasformato nelle note più famose di tutto il mondo. Per non farmi dimenticare il tempo di Londra, oggi a Lucca piove, ma questo non mi distrae da vedere le bellezze di questa città. Sono nella piazza di San Michele, a pochi metri c'è via Fillungo. Insomma, chissà quante volte Giacomo Puccini ha camminato qui da giovane, fino ad arrivare magari alla piazza dell'Anfiteatro, nelle grandi chiese che popolano questa città. Devo dire che è una cittadina, Lucca, molto bella. Tra l'altro una delle poche città che trovo pulite, le strade sono pulitissime. Insomma, molto bella, nonostante un carico di storia incredibile. Ricordiamo questa guerra tra lucchesi e pisani, tra guelfi e ghibellini. Insomma, porta in sé una storia straordinaria che andrebbe dedicato veramente una serie su Netflix. A Lucca c'è un tipico dolce, che è quello, è il buccellato. È buonissimo. Beh, la ricetta la troverete su internet, tanto io ve lo faccio vedere. Era un pane che all'inizio era per i poveri, ma poi è diventato un gustosissimo dolce, popolarissimo qui a Lucca. Giacomo Puccini è il nostro ambasciatore principale, ovviamente la città di Lucca, è il compositore che nel mondo è il secondo più rappresentato. Oggi si può calcolare che circa in 6 città ogni giorno venga rappresentata una sua opera. In questo anno particolare, 2024, quindi il centenario della morte, noi cerchiamo in tutti i modi di essere all'altezza del suo nome e di omaggiarlo come merita. Io ho vissuto tanti anni all'estero, ho vissuto anche a Londra, ho vissuto in Argentina, e devo dirle che quando viaggiavo era un onore, quando parlavo di Giacomo Puccini, sentire il suo nome. Credo che ci sia ancora tanto da fare per legare Giacomo Puccini al nome della città di Lucca e dei territori, perché Giacomo Puccini non è solo Lucca, è anche Viareggio e anche Pescaglia. Noi abbiamo cominciato l'anno scorso, l'11 luglio, in Piazza Grande, c'erano più di 6.000 persone, c'è stato il grande concerto diretto da Beatrice Venezzi. Nel 2024 ci saranno tantissimi grandi eventi, su tutti il 28 giugno, sempre sul palco del Lucca Summer Festival, quindi davanti a migliaia di persone, avremo il grandissimo onore di ricevere in città il direttore Riccardo Muti. Sono nella casa natale del maestro Giacomo Puccini ed è un'emozione, perché sapere che qui ha mosso i primi passi anche nella musica è un qualcosa di straordinario. E qui c'è il suo forse amico migliore, il pianoforte. Proprio su questo pianoforte ha composto le più grandi opere che poi sono diventate la cultura del nostro paese. Grazie alla direttrice Simonetta Bigongiari, oggi possiamo fare un piccolo viaggio all'interno di questa casa dove abitava con le sorelle, e andremo a scoprire veramente un qualcosa di particolare di Giacomo Puccini. Pensate, in questa casa vengono da tutto il mondo per omaggiare il maestro. Bene, è giunto il momento di andare a incontrare la direttrice della casa di Puccini, Simonetta Bigongiari, che ci accompagnerà nella vita e nelle opere del grande genio. La Fondazione Puccini nasce nel 1973, abbiamo appena celebrato 50 anni, per volere di Rita Dell'Anna Puccini, che era la nuora di Giacomo. E Giacomo ha un solo figlio, Antonio, che sposa Rita, e insieme non hanno figli. Quindi alla morte di Antonio tutto il patrimonio passa a Rita Dell'Anna Puccini, che decide appunto di creare la fondazione che avrebbe dovuto gestire tutto il patrimonio pucciniano. Lascia anche, dona questa casa e una parte degli arredi e dei documenti per creare un piccolo museo. Questo è l'abito
che Maria Jerizza ha indossato alla prima al Metropolitan di New York nel novembre 1926. Maria Jerizza ha lasciato un legato testamentario in cui chiedeva che il vestito fosse donato al museo. Cappotto originale da sera, cappotto blu scuro foderato di pelliccia con una sciarpa di seta bianca, libretto di lavoro di Tosca. Fondamentalmente sulla pagina destra c'è la pagina scritta dal copista e con le prime bozze di stampa. Sulla pagina sinistra ci sono le annotazioni del maestro. Del maestro, in questo caso sì. Questa è la camera dei genitori. Dei genitori. Quindi è la camera dove è nato Giacomo Puccini. Dove è stato concepito, eccolo qua. E questa è quella che noi chiamiamo la stanza dei trionfi. Trionfi. Nel senso che ci sono esposte tutte lì riconoscimenti, premi, doni. Questo è un pianoforte che l'ha seguito per molti anni, perché è del 1901, quindi... Ci ha lavorato per 23 anni. E questo stava nella casa di Milano e poi viene portato nel 1921 nella casa di Viareggio. Insomma, in queste stanze che io vi invito a venire qui a Lucca a vedere, si respira proprio l'inizio della carriera di un grande genio conosciuto in tutto il mondo. Prima di lasciare Lucca e andare alla residenza estiva di Puccini, io ho saputo che qui a Lucca oggi c'è la soprano Priti Yende, che ha cantato Puccini in tutto il mondo. Pensate, lei ha cantato anche dentro la chiesa di Westminster durante l'incoronazione di Re Carlo. Ma me la posso far scappare? Il problema dov'è? Non si può venire a Lucca senza venire sulle mura. Pensate, sono 4 km e 200 metri, anche 200 metri sono importanti, che da secoli abbracciano e stringono questa città importante della Toscana e nel passato l'hanno resa impenetrabile, o quasi impenetrabile. Ma io ho un pensiero fisso di trovare la soprano Pritti, io la devo trovare. Per scoprirlo state con noi, intanto io vado a Torre del Lago. Ci troviamo a Torre del Lago, questo è il bellissimo lago Massaciuccoli, il tanto amato lago dal maestro Puccini. Prima il lago era molto più vicino alla casa estiva del maestro. La casa tra poco l'andremo a vedere, all'interno ci sono tanti cimeli, i suoi fucili, perché proprio qui lui amava andare a caccia. La vita del giovane Puccini non era facile, non aveva tanti soldi. Poi il grande successo del maestro con le sue opere, dalla Malone Scow alla Madama Butterfly, alla Tosca e poi all'ultima opera Turandot, gli dettero gli onori in tutto il mondo e tanti soldi, che riuscì a comprare un lembo di terra proprio qui a Torre del Lago e la casa, quella che tra poco andremo a vedere. Patrizia, siamo nella casa di Torre del Lago di Puccini, ci porti a far vedere un po' in giro tutta questa bellezza? Quanto c'è stato qui Puccini in questa casa? Viene a Torre del Lago ai tempi di Manon Lescaut e decide che questo era il posto ideale per la sua musica, per la sua ispirazione, ma soprattutto un posto dove poter abitare in tranquillità e, come diceva lui, dove potersi liberare da tutte le sovrastrutture, dai teatri, dalla vita pubblica. Lui compra la Torre del Lago, che dava nome al nostro paese, e nel 1900 finiscono i primi lavori di ristrutturazione che portano un po' a questa prima fase del salone dove Puccini componeva. Questo era una stanza di passaggio. Inizialmente qua c'era un muro e poi appunto in queste fasi di ristrutturazione della casa Puccini dichiarava di avere il mal del calcinaccio che lo obbligava continuamente a mettere mano sia alle sue case ma anche alle decorazioni, sfonda la parete e crea questa stanzina che nel tempo è diventata quella che chiamiamo stanza dei manoscritti. E qui siamo in una delle passioni del maestro. È la stanza della caccia, che tatticamente era posta all'ingresso della casa e subito vicino alla cucina, in modo che gli animali potevano entrare e uscire, essere cucinati e mangiati. E qui Puccini metteva tutto l'occorrente, le scarpe, gli stivali, la spingarda, un fucile che serviva per la tela alle folaghe, tecnica di caccia lacustre,
si cacciava tutti insieme, si sparava una pioggia di pallini di piombo e si potevano cacciare diverse folaghe contemporaneamente. E qui vediamo una fotografia di Antonio Puccini con Rita, che era la moglie, con i duchi di Windsor, che generalmente in un periodo usavano fare vacanze versiliesi, quindi Wally Simpson e il principe. E questo è il piano di sopra, la parte più intima della casa, dove Puccini scriveva, lui scriveva tantissime lettere al giorno e ne riceveva naturalmente altrettante. Abbiamo quindi questi studi e questo corridoio che ci porta alla camera da letto che aveva il servizio, il bagno in camera, quindi un concetto molto moderno per l'epoca. Camera che si affacciava sul lago e che è stata decorata con i toni del verde e dell'azzurro, cioè i toni che Puccini vedeva richiamati fuori dalla finestra. Puccini si faceva spedire tantissimi liquori, anche ricercati, vino in grande quantità. Era molto attento a quello che mangiava, tanto da creare anche una ricetta, le foglie alla Puccini. Conosciamo tutti la passione per le automobili, la prima l'acquista nel 1901, ma prima delle automobili Puccini aveva scoperto la bicicletta, il velocipede. La prima l'acquista nel 1893, una Amber, credo, e diventa esperto in meccanica di bicicletta. Allora Patrizia, mi hai detto tutte le passioni, però c'aveva un'altra passione Puccini, che era quella per le donne. Io so che Elvira era molto gelosa. Io ricordo sempre che le ultime parole che Puccini ha dedicato, che Puccini ha scritto, perché dopo il tumore alla gola negli ultimi giorni non poteva parlare, le ha dedicate alla moglie, scrivendo: Elvira, povera donna, è finita. La tomba di Giacomo Puccini, morto appunto il 29 novembre del 1924, quest'anno appunto ricadono i 100 anni dalla morte, e sepolto a Torre del Lago nel 1926 con un permesso speciale da parte del governo e della curia arcivescovile. Sepolto qua con il terzo funerale, il primo infatti è stato a Bruxelles subito dopo la morte, il secondo a Milano ed è stato sepolto temporaneamente nella cappelletta di famiglia, della famiglia Toscanini, e poi a Torre del Lago, dove non aveva mai espresso desiderio di essere portato, ma sicuramente il posto ideale per la sua memoria. Abbiamo un ritratto e una fotografia di Puccini sul letto di morte e la maschera funeraria sul cuscino che era posato sul letto. Maschera funeraria in gesso che è stata fatta per estrema memoria, ecco, al maestro subito dopo la sua morte. Allora, fammi capire, il lago Massaciuccoli, sì? Dove arrivava? Arrivava qua. Qua addirittura? Esatto. Quindi praticamente questa... Il bow window non c'era. Puccini non c'era. Compra questa che era la torre e la compra da Don Carlos di Borbone, perché era la residenza un po' spartana del suo guardiacaccia di Venanzio Barzuglia. L'acquista e compra dal marchese Ginori, che invece era proprietario del lago di Massaciuccoli, una porzione di acqua che corrisponde a questo giardino, con una grande opera di interramento Puccini. Quindi dove ora c'è questo giardino c'era l'acqua. E Puccini crea questo terrazzamento che abbraccia quasi il lago e dove lui sceglieva addirittura le piante e gli uccelli per le voliere. Oggi la casa è della Fondazione Simonetta Puccini, nipote appunto del maestro, che è venuta a mancare nel 2017, ha nominato la sua fondazione Radio Universale. Quello che vedete dietro le mie spalle in fondo è il teatro di Puccini, che durante l'estate vengono riproposte tutte le opere del maestro, ma non solo. Qui ci hanno suonato grandi soprani, grandi tenori di tutto il mondo e le orchestre più importanti al mondo, insomma, uno scrigno per ricordare ancora una volta il grande maestro. In questo scenario naturalistico, probabilmente era il luogo giusto per Puccini per sfogare il suo amore, il suo romanticismo, sia per l'arte, ma ahimè, anche per le donne. Infatti, si dice che dalla casa di Torre del Lago lui saltava la finestra e andava dalla vicina di casa. Elvira, molto gelosa, chiamava alcuni studenti per suonare il pianoforte affinché la casa si riempisse di musica, per non pensare che il suo amato era lì che la stava tradendo. Ah, ma la soprano, alla fine, sono riuscita a trovarla? Guardate un po'. Sono 100 anni da Puccini. Cos'è per te Giacomo Puccini?
He's one of the most amazing Italian composers, of course, and being in this amazing town where he was born, it's an experience for me. I am doing my first La Rondine in Monte Carlo, and then I will do my first Mimi in Barcelona. So it's really an incredible occasion where history meets today, and today will also meet tomorrow. Poi siamo anche vicino alla casa natale di Puccini. In conclusione, Pippi, tu hai cantato durante l'incoronazione di Re Carlo, ma l'hai incontrato? Come è andato? Raccontaci un po' quella giornata in breve. So I had met him before at Windsor Castle. There was a celebration of the Philharmonic Orchestra. They were celebrating also 100 years, and so I was invited. At the time I was singing La Traviata at Royal Opera House. And being in town, I was asked if I would be happy to do the concert, and I did, and it was the first time that I met him. And from there, a year later, he was very convinced and invited me to sing for his coronation, which was extraordinary. Il 24 novembre del 1924 a Bruxelles moriva Giacomo Puccini. Era andato in questa clinica per cercare di sperimentare una cura per il tumore alla gola. E morì sulle, il caso di dirlo, sulle sudate carte nella sua opera incompiuta, la Turandot. E sul pentagramma in fondo si scrisse "E poi Tristano". Ecco, queste furono le ultime parole del maestro. In una esibizione straordinaria nella prima della Scala, Toscanini a un certo punto si girò verso il pubblico, interruppe l'orchestra e disse: "Ecco, qui sono finite le parole del maestro". E come si dice, non è importante capire un'opera d'arte, che sia un quadro, che sia una scultura o un'opera teatrale, ma l'importante è saper cogliere le emozioni che esse generano in noi. Sono le emozioni che ci portiamo dentro per sempre. Ed è queste che hanno reso grande il grande maestro Giacomo Puccini, di ieri, di oggi e di domani.